In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 277.221 soggetti per un totale di tamponi eseguiti di 280.187. Allo stesso soggetto possono essere effettuati più test. Le persone risultate positive al coronavirus sono 5.564, più 254 rispetto a ieri, quelle negative 271.657. Lo rende noto la regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus. I decessi dall'inizio dell'emergenza sono 118, più 1 rispetto a ieri. In Calabria, inoltre, si registra un nuovo aumento del numero dei ricoveri per coronavirus, passati nelle ultime 24 ore da 174 a 183. L'aumento riguarda sia le malattie infettive, più 3 rispetto a ieri, per complessivi 164 ricoveri, sia le terapie intensive, più 6 rispetto a ieri, per complessivi 19 ricoveri. Si registra un decesso all'ospedale di Vibo Valentia per coronavirus. Si tratta di un paziente di 63 anni di Francica, comune del Vibonese, che da qualche giorno presentava gravi difficoltà respiratorie ed era ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale Jazzolino di Vibo. L'ultimo decesso per coronavirus di un cittadino della provincia di Vibo Valentia si era registrato il 3 ottobre scorso, quando a perdere la vita era stato un 61enne di Stefanaconi, deceduto all'ospedale Annunziata di Cosenza. È una donna di 87 anni, positiva al coronavirus, morte all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove era ricoverata da 2 giorni. Lo riferiscono fonti ospedaliere. Si tratta della 37esima vittima nel Catanzarese dall'inizio dell'emergenza. La donna era ricoverata da 2 giorni nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Catanzaro. Il sindaco di Catanzaro Abramo, con una serie di nuove ordinanze, ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza in alcuni plessi cittadini dove si sono registrati casi di positività al Covid segnalati dall'ASP. È stata prorogata la didattica digitale integrata al Convitto Galluppi. Con la medesima misura è stata disposta anche la proroga della chiusura dell'Istituto Comprensivo Patari Rodari, Plessi, Patari, Rodari e Gagliardi e delle classi di scuola secondaria di primo grado ubicate nel Liceo Classico Galluppi dal 3 al 7 novembre. Allo stesso modo è stata prorogata la didattica a distanza dal 4 al 6 di novembre all'Istituto Comprensivo Casalinuovo. Inoltre, a seguito della segnalazione da parte della dirigente scolastica di possibili contagi, il sindaco ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza in 2 classi della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Mater Domini Plesso Campanella dal 3 al 7 di novembre, in attesa delle verifiche da parte delle autorità sanitarie. Resteranno chiuse fino al 6 novembre le scuole di Ricadi. Il sindaco Nicola Tripodi, infatti, ha firmato un'ordinanza per la sospensione delle attività didattiche dell'istituto comprensivo dopo la segnalazione da parte dell'ASP di Vibo Valentia di alcune persone positive, si legge nell'ordinanza pubblicata in albo pretorio online al Covid-19 e residenti in questo comune, per le quali sono già stati adottati i provvedimenti dovuti. A causa della positività di 2 dipendenti e della necessità di provvedere alla sanificazione dei locali, il presidente del tribunale ha disposto il rinvio di tutte le udienze in programma oggi, la ripresa dell'attività d'udienza giudiziaria e amministrativa a decorrere dal 3 novembre, salvo diverse disposizioni dell'autorità sanitaria all'esito dei tamponi processati. Un nuovo caso di positività ha interessato anche la società calcistica vibonese. La stessa ha reso noto che dai tamponi effettuati domenica scorsa è stato riscontrato un nuovo caso tra i calciatori della prima squadra. Assoverato da domani e fino a nuove disposizioni saranno chiuse tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Lo prevede un'ordinanza adottata oggi dal sindaco della cittadina Ionica Ernesto Alecci alla luce del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, dell'incremento dei casi nella città di Soverato. L'ordinanza è motivata dal fatto che è necessario, in attesa dell'esito dei tamponi effettuati ad alcuni alunni delle scuole dell'infanzia e scuole primarie e secondarie di primo grado, prevenire una possibile diffusione del virus Covid-19, sospendendo le lezioni in presenza.
2 novembre, giornata della commemorazione dei defunti. A Catanzaro aperti tutti i cimiteri urbani, ovvero Via Paglia, Gagliano, Santa Maria e Lido. L'amministrazione comunale, alla luce delle misure urgenti emanate per il contenimento del rischio del contagio da Covid-19, ha adottato un piano operativo in vigore dal 28 ottobre fino al 4 novembre per la disciplina delle visite in commemorazione dei defunti. Sull'organizzazione quest'anno ci siamo dovuti organizzare in maniera diversa, è una cosa particolarissima, speriamo che finisca presto perché veramente cominciamo ad avere delle paure rispetto a quello che sta accadendo, quindi speriamo che finisca presto, speriamo che il governo decida in tempi brevi cosa vuole fare per capire di che morte dobbiamo morire, soprattutto per le attività economiche, mi riferisco soprattutto a quelle perché stanno veramente soffrendo e non ce lo possiamo permettere. All'interno del cimitero monumentale di Catanzaro si è svolta una simbolica ma ristretta cerimonia officiata dall'arcivescovo Bertolone con posti contingentati, distanziamento fisico e utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. La commemorazione dei defunti nel tempo del coronavirus forse ci dovrebbe richiamare ad una preghiera più intensa, più sentita. L'amore è più forte della morte e la presenza di tanti fedeli che vengono a visitare i defunti lo dimostra. Questo ricordo dei defunti deve aiutare tutti a riflettere sulla fragilità della nostra vita, a volerci più bene gli uni con gli altri, a sentirci fratelli, e invocare la misericordia del Signore per i nostri limiti ed aiutarci a capirci maggiormente, perché prevalga nei rapporti, nelle relazioni umane, nei rapporti umani, un maggiore rispetto, un maggiore amore, un maggiore aiuto, una maggiore solidarietà. Ritorniamo a invocare la presenza di Dio nella nostra vita. Tanti auguri. La decisione scellerata di prolungare il commissariamento della sanità in Calabria va contrastata in modo energico e netto, senza ambiguità. Un nuovo decreto Calabria sarebbe la sconfitta di tutti. Politica e parti sociali devono unirsi in un patto per respingere il crimine politico che si sta per compiere. Se il governo infatti dovesse intravedere ancora una volta eventuali diversità di vedute sulla questione, in primis tra i parlamentari calabresi, non esiterà a rinnovare per decreto l'ennesimo atto discriminatorio verso la nostra terra, condannandola allo status umiliante di colonia sanitaria di altre realtà, con tutto ciò che questo già comporta. Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele. Abbiamo il dovere in questo momento così difficile, aggiunge, di fare uno sforzo di memoria, ricordandoci che i commissari governativi alternatisi negli anni avrebbero dovuto ricostruire, ancor prima che risanare, il governo della salute in Calabria. Ciò non è avvenuto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. A distanza di pochi giorni dall'ultima nuova manifestazione in piazza Catanzaro per protestare contro l'ultimo DPCM che mette in ginocchio le attività di bar e ristoranti. Con la chiusura o quasi dei nostri locali alle 18 noi tra poco non potremo andare più avanti, dicono titolari e gestori al nostro microfono. La situazione sta precipitando sempre di più. Ha partecipato inoltre il sindacato degli infermieri. La nostra categoria da qui a poco sarà in primissima linea così come è avvenuto nei mesi scorsi, dicono. Pertanto andrebbe difesa e tutelata. C'è sciopero nazionale oggi il 2 novembre e c'è sciopero nazionale per il nursing up ed è il sindacato degli operatori sanitari, di tutti gli operatori sanitari. Noi cerchiamo tante cose. E prima non siamo eroi, come tutti dicono che gli eroi sono gli infermieri oppure i tecnici di radiologia. Non siamo eroi perché siamo solo delle persone che facciamo bene il nostro lavoro e non vogliamo essere eroi, però siamo tutti in quella famiglia europea dove tutti gli infermieri in Europa, Lussemburgo, Londra, Germania prendono 2.800 euro al mese, mentre noi prendiamo quanto prende, non vogliamo togliere niente a nessuno, ma prendiamo quanto
un operaio, 1.300 euro al mese, ecco, questi sono i soldi che prende un infermiere all'ospedale, in tutta Italia, non solo all'ospedale pugliese. Quindi voglio dire ad alta voce, voglio ringraziare tutti quei ragazzi che oggi hanno lavorato, quelli che hanno fatto sciopero, perché oggi è sciopero nazionale. Infine voglio anche ringraziare tutti i medici che stanno là in trincea insieme a noi, perché cerchiamo di salvare il salvabile, perché non si capisce più niente, ormai siamo allo sbaraglio tutti quanti, ma noi abbiamo salvato le vite umane, c'è gente che ha dato la sua vita per salvare altre persone. Quindi io voglio dire un plauso a tutti gli infermieri, tecnici, tutti gli operatori sanitari. Noi non possiamo essere come tutti gli altri, come un elettricista, come noi siamo in prima linea, siamo in trincea, quindi dobbiamo cercare di salvare il salvabile. Imprenditori e prestanome sono al centro dell'operazione denominata Fratelli d'Acciaio, portata a termine dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro. Nei loro confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP Rossella Prignani, con il sequestro di due società e di denaro per un valore di 2,5 milioni di euro. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, l'attività è partita da Lamezia e interessa anche le regioni Lombardia, Piemonte e Puglia e riguarda attività che operano nel settore della fabbricazione e commercializzazione del legno e dell'acciaio, ritenuti a vario titolo responsabili di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di innumerevoli reati di bancarotta fraudolenta e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ai danni dell'erario. 13 persone sono state denunciate nel comune di Varapodio, nel Regino, per avere prodotto false certificazioni al fine di ottenere il cosiddetto buono spesa Covid durante la precedente fase acuta dell'emergenza. Un aiuto straordinario introdotto dal governo per questo periodo di emergenza sanitaria ed erogati direttamente dai comuni alle persone e famiglie in difficoltà economica. In tale ambito i carabinieri della stazione di Varapodio hanno svolto un puntuale controllo delle istanze prodotte per ottenere i buoni spesa e da tale attività sono emerse irregolarità in capo a 13 soggetti, tutti segnalati alla Procura della Repubblica di Palmi per le successive valutazioni di competenza. Si chiude una settimana da ricordare per molto tempo per la spalla di Pasquale Marino. La formazione ferrarese in pochi giorni in Calabria prende tutto ciò che c'era da prendere. Mercoledì butta fuori dalla Coppa Italia il Crotone, superando gli squali ai calci di rigore. Domenica, con una rete di Castro, invece, batte la Regina a domicilio, infliggendole la prima sconfitta stagionale ed operando il sorpasso in classifica. Al 23esimo c'è già l'episodio chiave della gara. Menez protesta furiosamente con l'assistente, rivolgendogli una brutta frase. L'arbitro Airoldi lo spedisce negli spogliatoi con un rosso diretto che lascia la Regina in 10, mazzata tremenda sulla squadra di Toscano e spada di Damocle per tutto il resto della gara. La spalla capitalizza praticamente subito la superiorità numerica. Corre il 31esimo sul cronometro quando Di Francesco da sinistra invita Lucas Castro alla deviazione. Colpo di testa al volo dell'argentino ex Chievo e Catania e Guarna è battuto. Regina già sotto. ...0-1 all'intervallo. Nella ripresa pronti via subito grande chance per la Regina con German Dennis che riceve un tracciante, si libera al tiro e conclude potente in porta. Palo pieno per l'argentino. Al 16esimo un altro episodio importante della sfida. Scontro in aria tra Dennis e il difensore spallino Tomovic. L'argentino finisce a terra e calcio di rigore. Se ne incarica lo stesso Dennis che calcia potente ma Berisha vola e intuisce e salva il punteggio. Ancora una volta la fortuna gira le spalle a Dennis, secondo rigore consecutivo fallito dal tank dopo quello con il Cosenza parato a Falcone. Negli ultimi istanti non cambia nulla, per la Regina si materializza così la prima sconfitta stagionale. Autentico trionfo per la Ternana, autentico naufragio per il Catanzaro nella prima sfida contro un avversario di alto spessore, come evidenzia la classifica.
Allo stadio Libero Liberati di Terni finisce come peggio non poteva per la squadra del presidente Noto, seppellita di gol dagli umbri rossoverdi di mister Lucarelli. Nella prima parte l'incontro è stato equilibrato, le due squadre hanno provato a superarsi. Gli umbri avanti alla 17esimo, filtrante in mezzo di Falletti, amnesia difensiva dei calabresi, gioco facile per Anthony Partipilo buttarla alle spalle di Paolo Branduani. Mister Calabro si agita dalla panchina ed opera alcuni cambi, fuori Altobelli e Contessa per Verna e Di Massimo. Le sostituzioni fruttano il pari in quanto è proprio Di Massimo a procurarsi un fallo in aria, a guadagnarsi il calcio di rigore. Dagli 11 metri ancora una volta puntuale e preciso Massimiliano Carlini, che fa 1-1 spiazzando Iannarilli con un destro a mezza altezza, terza rete per l'ex della Juve Stabia. In apertura di ripresa Torromino si divora il gol dell'immediato vantaggio, ma la Ternana, trascinata da Falletti e Palumbo, scatenati e letteralmente imprendibili, rovescia l'equilibrio del match nel giro di pochi minuti iniziando a macinare gioco. Al 52esimo il primo episodio chiave, Falletti riceve palla in mezzo e lascia partire un destro da lontano deviato da Fazio, deviazione fatale per Branduani. Dopo 7 minuti la Ternana arrotonda ulteriormente con la rete di Palumbo, che raccoglie una palla vagante dopo un'azione confusa, sinistro letale nell'angolo. 1-2 micidiale che non ha lasciato tempo al Catanzaro neppure di accennare una minima reazione. Buio pesto per le aquile calabresi. L'allungo decisivo al 64esimo delle Fere, che aprono come il burro la difesa calabrese che sbanda paurosamente. Lo scatenato Falletti si destreggia sulla sinistra, si accentra e scarica per il piattone di Rajcevic, che lascia Branduani di sasso 4-1, ed anche l'Ariete partecipa alla festa rossoverde. Per il Catanzaro è ormai notte fonda, ma la disfatta non è ancora completa, in quanto la Ternana guadagna al 92esimo un calcio di rigore, fallo in area di Pinna su Peralta che va giù. Dal dischetto ferrante sinistro preciso dell'attaccante, che trova l'angolino e si sblocca dopo un periodo alquanto difficile. Trionfo per i rossoverdi, che rimangono primi a +1 sul Teramo, vittorioso a Pagani. Per il Catanzaro invece un mesto ritorno in Calabria con le pive nel sacco dopo l'eliminazione in Coppa Italia a Genova ed il diluvio di reti subito nel disastroso secondo tempo a Liberati. Nelle ore immediatamente successive al match di Terni, la società del presidente Noto ha espresso piena fiducia in mister Antonio Calabro e nessun dubbio sul suo operato. La società ha precisato che nessuna riunione si è svolta per discutere di un eventuale esonero dell'allenatore, il quale gode della piena fiducia di tutte le componenti societarie e dovrà quindi proseguire con grande serenità il lavoro intrapreso. Queste invece le dichiarazioni di mister Calabro alla fine del match di Terni. Come responsabile tecnico di questa squadra è mio dovere prendermi le responsabilità di quello che è successo oggi, prendermi le responsabilità del risultato, della prestazione, e per questo chiedo scusa ai tifosi, perché da uomo penso che sia la cosa più giusta da fare. Per il resto la fine di una partita sancisce poi l'inizio di un'altra, per quanto mi riguarda, quindi io non mollo, io ho una voglia di fare bene, di fare molto molto bene, quindi mercoledì abbiamo già la possibilità di rifarci contro una squadra importante, quindi testa subito a quello che sarà mercoledì.